Annyeonghaseyo. Allora, benvenuti nel nostro canale. Benvenute ragazze. Ovviamente questo video è dedicato alle ragazze del corso, alle ragazze dei due corsi di coreano, le mie 32 studentesse. Ovviamente ci sono anche tre ragazzi, però la maggior parte sono ragazze, quindi è giusto dire ragazze per generalizzare. Il gruppo dei Sombe e il gruppo dei Hube, perciò Sombe Hube, per chi sta guardando adesso per curiosità il video, è molto simile al termine, scusate, la mia voce ha acceso Google, comunque sia, è molto simile al termine Senpai e Kohai, ok? Però detto in coreano. E se sentite de dei suoni strani sono i nostri animaletti che stanno andando in giro avanti e indietro perché siamo a casa, quindi adeguiamoci anche di questa cosa. Allora, perché questi video? Allora, idealmente sto ancora cercando di capire come fare dei video espressamente direttamente, cioè come Skype, eccetera, eccetera. A me Skype non piace, chiariamo. Skype non piace, mi sembra che sia stata Annalisa del gruppo degli Ube che ha suggerito di fare un'interazione su Instagram. C'ho il canale Instagram, ma devo ammettere che lo uso veramente troppo poco. Il mezzo migliore sarebbe fare una live stream attraverso YouTube, però devo ancora comprendere bene la cosa, ultimamente sono stato molto molto impegnato. Parla strano, ma anche stare a casa, a fare video, a allenarsi, a vivere. Beh, cioè, comunque se la giornata finisce e si è stanchi, almeno noi non ci stiamo annoiando, infatti dovete stare attenti a non annoiarvi. Prima di tutto, prima di proseguire, dico alle ragazze di proseguire il capitolo 4, capitolo 5 del libro, ok? Andate avanti, non so quando riusciremo a ritornare a fare lezione dal vivo, la mia speranza è che passi velocemente, possiamo farlo velocemente. Io e Susi, infatti, anche se è passata una settimana dall'ultima lezione che abbiamo fatto tutti assieme, e poi le regole sono arrivate. Le regole draconiane, giustamente, sono arrivate successivamente dal lunedì. E effettivamente il weekend scorso, cioè questo, perciò ieri e l'altro ieri, quando erano gli orari delle nostre lezioni, ci siamo sentiti un po' tristi perché ci eravamo, tra virgolette, abituati a questo incontro settimanale e non esserci stati è stato un po' triste. Ovviamente questo tipo di lezioni non so quante riesco a farne e mano a mano miglioriamo sempre di più. Comunque sia, sappiate che non rientrano nel gruppo delle lezioni che faremo qui e ora, perché giustamente non c'è un'interazione né tantomeno posso fare video da 2 ore perché sarebbero troppo pesanti da mettere online. Ovviamente sto facendo un video da 1000, qui ovviamente chi è interessato tipo Claudia del gruppo dei Sombè, il primo gruppo, sto facendo un video a 1080p a 60 frame per secondo, quindi i file alla fine sono dei giga giganteschi, 30 minuti di file con G9 arriviamo a circa dagli 8 ai 13 GB di filmato e non è il caso di metterlo perché ci ho provato una volta e ci ho messo quasi 24 ore per metterlo online, purtroppo internet è quello. Allora, cosa possiamo fare? Io ho pensato questo, vorrei lasciare la parte linguistica, anche perché non mi piace, le lezioni sono dedicate alle ragazze, non siate arrabbiati voi che siete iscritti al nostro canale, sto utilizzando il canale per fare qualcosa per le nostre studentesse. E a parte il fatto, tra parentesi saluto tutte quante, saluto tutte quante, saluto del primo gruppo, quelli là che interagiscono spesso nel su WhatsApp e invito continuamente e calorosamente ad interagire. In questo momento mi vengono in mente il nome di Maria, le due Claudia, le due Sara, la Federica, Monica che in questo momento mi vengono solo, cioè ho letto oggi questi nomi, quindi ovviamente mi ricordo il nome di qua. Ovviamente continuate a interagire. Nel secondo gruppo ho visto Sofì, c'è scritto Sofia, qualcosa del genere, Sofì, Sof, perché io non ho i vostri contatti, quindi lo sapete già. Annalisa, Giulia, Marco, cioè continuate a scrivere. Ovvio, i gruppi li sta tenendo Susi, quindi Susi sa chi scrive e chi no. Io leggo solo i nomi che in questi 2 giorni sono comparsi sul mio WhatsApp, ok? Comunque, bravi, 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 teniamoci uniti.““
e facciamo in modo che il periodo passi il più velocemente possibile. Comunque, oggi volevo fare una lezione, ci ho pensato, pertanto non voglio fare lezioni al mondo. L'Aikido è un conto. Quando faccio una lezione di Aikido, vedete il canale, lo faccio a tutti quanti perché ovviamente ha un altro senso l'Aikido. Mentre invece per quanto concerne il coreano, in realtà è una lezione che solo voi dovreste avere, quindi dedicheremo la traduzione, la parlata, la conversazione del coreano per le lezioni live streaming. E oggi invece parliamo di un qualcosa che tutti quanti possono trovare anche su Wikipedia o sui libri, però detto da uno storico. Quindi oggi utilizziamo la mia capacità da storico di parlare della storia coreana e della cultura generale. Allora, io ho la specializzazione in storia moderna, e ovviamente per moderna si intende per quanto concerne la storia, facendo un paragone con la storia europea, si dice moderno dalla fine alcuni dicono dalla scoperta dell'America, però lì stiamo, però dal mio punto di vista il Medioevo, il cosiddetto Medioevo, finisce nel attimo in cui Costantinopoli viene conquistata, ok? Quindi si parla di metà del 1400, fino ad arrivare, alcuni dicono, dovrebbe arrivare con la cioè con la creazione dello Stato italiano. Ai nostri tempi, quando studiavamo alle superiori, era questa. Mentre invece vi sono altre persone che dicono, no, dato che le problematiche della Prima Guerra Mondiale nascono da un accerbamento delle strutture governative dei vari imperi centrali, eccetera, eccetera, si dovrebbe tenere conto che l'epoca moderna finisce con l'inizio proprio della Prima Guerra Mondiale, o se non, ancora peggio, con la fine della Prima Guerra Mondiale, che cambia totalmente l'aspetto e l'assetto politico europeo. Questo per dirvi, come modernista ho questo spazio. La mia specializzazione più grande, ovviamente, è tra il 1500 e 1600, sia in Giappone che in Corea, perché ovviamente ho fatto il tesi dottorale lì. Però possiamo parlare in generale della situazione coreana. E direi di parlare partendo tra le due Coree. Quindi si parla di storia contemporanea. Allora, abbiamo fatto la premessa di modernista e parlo di contemporanea solo per mettere le mani avanti, per dirvi: non sono un contemporaneista, quindi abbiate pazienza. Come sapete, esistono due Coree. Questo è stato for si è formato l'esistenza delle due Coree già nel 1945. Quando Douglas MacArthur, vincitore della guerra del Pacifico, che ovviamente si parla della seconda guerra mondiale, nel 1945 arriva in Giappone, ovviamente si pensava di punire il Giappone per gli atti di guerra, perché il Giappone ne è uscita sconfitta totalmente. Poi vi sono state anche le due bombe atomiche che ovviamente gli americani hanno voluto, nonostante la non necessità di farlo, perché già nel momento in cui gli americani arrivano a Okinawa era palese che il Giappone fosse stato sconfitto. Nonostante questo, si arriva nel 1945 con l'idea di punire il Giappone. Però Douglas MacArthur probabilmente aveva altri scopi, e questi scopi erano di ottenere le informazioni mediche che i giapponesi avevano ottenuto, scusate, gioco di parole, nel Manciukuo, ossia l'attuale Manciuria, dove i giapponesi fecero degli esperimenti anche sugli esseri umani, cose che purtroppo solo durante la guerra, una guerra devastante come poteva essere la seconda guerra mondiale, si è potuto fare. Le case farmaceutiche successivamente nascono proprio dalle ricerche fatte da una parte dalla Germania e dall'altra dai giapponesi. Cosa accade? Vi erano anche delle persone, Douglas MacArthur comunque sia era innamorato di quello che vide del Giappone, anche quel minimo che vide, perché era tutto distrutto. E quindi, pensando anche che il Giappone era stato già troppo punito in confronto a quello che, cioè ovviamente le due bombe atomiche, a quello che doveva essere, riflette che con la consegna delle ricerche mediche lui non avrebbe affatto nulla per quanto concerne il Giappone. Perciò le Sakhalin erano già passate già da tempo all'Unione Sovietica, e quindi non si pensò di tagliare le isole giapponesi a metà, bensì
Cosa si poteva tagliare? Si poteva tagliare quello che, nella loro, tra virgolette, ignoranza, era la Corea. Perché la penisola coreana veniva considerata comunque sia parte integrante del Giappone, perché poi non penso che, nonostante Douglas MacArthur fosse uno dei più abili e intelligenti generali dell'esercito americano, ovviamente, perciò molto meglio di Eisenhower, che poi tra parentesi diventerà presidente degli Stati Uniti Eisenhower, MacArthur comunque non ha quella dimestichezza storica di definire che la Corea era uno stato a sé stante, che era stato conquistato dai giapponesi per 30 anni, e questi sono i calcoli 35 anni per ufficiali, nella realtà è un po' di più. Il Giappone ha influenzato la penisola coreana, trasformandola veramente in un appendice del loro impero. Cosa accade? Che la Corea viene divisa vicino al 38° parallelo proprio in modo netto, dicendo che nel nord avrebbero, perché ovviamente i sovietici volevano che vi fossero delle elezioni dove il comunismo, cioè i comunisti che avevano combattuto come fazione di ribelli contro l'impero giapponese, potessero avere l'opportunità di creare un loro stato. La Corea del Sud invece, cioè la parte sud della Corea, invece si stabilì che coloro che erano stati i ribelli, che non erano comunisti, perciò ribelli che volevano una repubblica, perciò di stampo, non dico capitalistico perché non si parla ancora di capitalismo, comunque sia di stampo, comunque sia libero, libero, libero mercato, liberale, quello che volete voi, potessero creare una situazione politica per poi alla fine, dopo tot anni, creare le elezioni libere nei due paesi, o non era neanche diviso in due paesi, nelle due zone, e fare in modo di creare un governo unico che poteva essere liberamente scelto, secondo i loro termini, come comunista, governo di tipo comunista, o di governo di tipo liberale, oppure repubblicano, ok? Cosa accade? La Corea venne divisa così, a priori, perché ovviamente era troppo debole per dire qualcosa. E dobbiamo ragionare sul fatto che qui si vede molto sulla cultura coreana. La Corea venne, aveva veramente, era secondo gli occhi di un occidentale, come poteva essere Douglas MacArthur o i suoi consiglieri, effettivamente la Corea era un paese identico al Giappone. Parlavano il giapponese. Di aspetto eravamo tutti simili, perché ovviamente i coreani e i giapponesi sono le due etnie molto molto simili. Avevano l'etichetta, la cultura neoconfuciana, anche se la Corea era più evidente la cultura neoconfuciana, comunque sia tutto quello che era la cultura era veramente molto molto simile. Il motivo è che tanti tanti anni di sottomissione effettivamente di un paese comunque molto simile fa in modo che il paese adotti certe abitudini dell'altro, ok? È un dato di fatto. Perché? La Corea per secoli è stato un paese autonomo, per secoli ha mantenuto la sua identità, per secoli noi coreani abbiamo sempre ritenuto che non fossimo né giapponesi né cinesi. Ovvio, il tipo di cultura governativa, ecco, anche culturale, cultura culturale non si dice, comunque sia, la parte culturale della Corea era legata comunque sia alla Cina, infatti si dice che fosse uno stato sinocentrico, ossia con la Cina come punto di riferimento e la Corea seguiva l'esempio della Cina. Però la stessa Cina non ha mai inglobato la Corea, anche se negli ultimi anni vediamo delle scene abbastanza eclatanti in cui la Cina parla, molti cinesi credono erroneamente che la Corea sia parte della loro cultura, perciò una parte distaccata del loro impero, capito? Comunque, tornando a noi, quindi nel 45 c'è questa divisione. Il problema di fondo è che prima che potessero crearsi delle elezioni, Kim Jong-il, ossia il nonno di questo dittatore che abbiamo nella Corea del Nord attualmente, hanno, perché io sono coreano del Sud e quindi ho le mie idee per quanto concerne le due Coree, ok? Comunque sia, Kim Jong-il cosa fa? Decide all'improvviso, dopo aver creato uno stato, aiutato, finanziato e aiutato dai sovietici, ovviamente crea un esercito. Crea un esercito, cosa che la Corea del Sud invece non stava facendo. La Corea del Sud stava cercando di creare un mercato.
Ovvio, il problema è che nella Corea del Sud compaiono delle situazioni negative, come può essere la corruzione. Ovviamente si stava ricreando tutto quanto, stavano ricostruendo le città, perché anche la Corea è stata bombardata dagli americani. Non è vero che Seoul è stata distrutta durante la guerra di Corea, bensì la Corea fu bombardata, come lo è stata l'Okinawa, come sono state le Filippine, eccetera, eccetera. Quindi, in una situazione in cui la Corea del Sud si sta cercando, cioè quello che diventerà la Corea del Sud, ovviamente, la parte sud della Corea comincia a cercare di strutturarsi, la parte nord, invece, grazie a questo leader, riescono a organizzare un esercito. Cosa accade? Nel 1950 vi è l'invasione. Durante una festività coreana, dove tutti stavano a casa propria, stavano con le famiglie, una festività tradizionale, la Corea del Nord invade all'improvviso la parte sud della Corea. Qui in questo caso si può definire proprio Corea del Nord, perché ovviamente loro si sono già identificati come stato. E già i russi avevano fatto qualcosa che nei trattati non era stato definito, ossia, secondo i trattati, i coreani non dovevano attendere un periodo per... Eccoci di nuovo qua, scusate, problemi di diretta, che ho i gatti che stavano giocando col filo e il mio cane sta andando avanti e indietro. Comunque sia, la Corea del Nord aveva già organizzato una struttura governativa che permettesse veramente di creare veramente uno Stato. Nel contempo, molti russi, quelli che in coreano noi definiamo Palgengi, perciò le persone russe, avevano già cacciato via i latifondisti, quel piccolo ceto borghese che si era formato durante l'epoca giapponese, tutte per le persone che derivavano, perché la Corea era rimasta molto feudale da un certo punto di vista, Tutte le persone ricche avevano terreni, cioè i cosiddetti latifondisti, i Yamban, anche se il Yamban come status era già scomparso da un bel po', vennero cacciati via e anche torturati, uccisi dagli operai, da coloro che, soprattutto dai contadini, perché qui si parla di un comunismo di stampo contadino. Comunque, in Corea del Nord si fecero delle cose che non erano state stabilite, perché lì era dare alle popolazioni un esempio di tipo politico per poi fare le elezioni libere e poi da lì eventualmente evolversi. Però diciamo che dal 45 in poi fino al 50 nella parte nord cominciano già a strutturare uno stato comunista, cosa che nella parte sud non si era ancora fatto, non c'era neanche un esercito. Quindi quando la Corea del Nord invade la Corea del Sud, l'unica cosa che possono fare i coreani del sud è quello di scappare verso la zona tra Daegu, dove adesso c'è l'espansione del coronavirus purtroppo, la zona industriale, e Busan. Quindi l'esercito del nord scende giù, si arriva fino a Daegu e da Daegu si arriva a Busan. E Busan diventa l'ultima roccaforte. Sembra veramente di vedere, per chi ama i film coreani, il film famoso chiamato Train to Busan, che poi lì Train to Busan si vede, c'è il tunnel verso la fine, senza fare lo spoiler, c'è il tunnel, ci sono i soldati che aspettano, perché effettivamente il tragitto per arrivare a Busan è molto difficile, quindi ovviamente l'esercito nordcoreano arriva verso quella zona e i coreani riescono a chiudersi dentro la roccaforte. Vi dico un aneddoto: anche i giapponesi, quando la prima volta invasero per la prima volta la Corea nel 1592, quando con l'esercito imperiale cinese cominciò a spingere, senza aver vinto i giapponesi a dirsi vero, comunque cominciò a spingere e i giapponesi cominciarono a arretrare nel territorio, questi si arroccarono a Busan, nella zona di Busan, perché era più facile. Quindi è una zona strategica, geografica, molto utile per la popolazione coreana. E in quel caso furono i giapponesi lì, e per sradicarli da quel territorio ci volle la grandezza di un grande ammiraglio come Isun Shin, ok? Qui si parla del 1592. Tornando, noi coreani cominciarono a si arroccarono nella zona di Busan. Cosa successe? Che gli americani decisero di agire.
chiesero alla NATO di agire e quindi arrivarono popolazioni, tra cui anche gli italiani, mi sembra che spedirono come sempre le parti infermieri, i medici. Mentre invece per quanto concerne i popoli che vennero a sacrificarsi, proprio perché fu una guerra terrificante, i turchi vennero a sacrificarsi, cosa che i coreani tutt'oggi, quando esistono, ci sono le partite tra Turchia e Corea, ricordate, questa è una parte culturale molto importante, quando vi sono le partite di calcio tra Corea e Turchia, i coreani non tifano totalmente la Corea, bensì cercano di festeggiare insieme ai turchi perché hanno questa fratellanza e gemellaggio, perché durante la guerra di Corea noi coreani ci ricordiamo. Quindi il discorso fondamentale è che le due Coree ormai sono due stati differenti e sto dicendo a Susi che ha premuto, sì, perfetto, perfetto. E quindi essendo due stati differenti bisogna trattarli come tali. Ovvio, il sogno dell'unificazione c'è sempre, è un sogno bellissimo, sono il primo che lo sogna. Perché ovviamente è triste che per colpa delle politiche del secolo scorso noi coreani siamo stati costretti alla divisione, siamo stati costretti a essere due paesi differenti. Però bisogna ammettere che ci sono delle complessità difficili da risolvere. La Corea del Sud ha fatto un'escalation molto differente dalla Corea del Nord, al punto tale che sono due culture completamente differenti. Parliamo coreano, però è per questo che è importante come corso base fare un corso di lingua e cultura coreana, perché è la cultura che cambia. Una persona può imparare la lingua, può anche andare a fare, come purtroppo fanno alcuni, prendere il libro e fare le lezioni, studiarsi il libro e fare la lezione a delle studentesse preparandola di giorno in giorno, magari. Però se non sai parlare coreano, non sai assolutamente nulla della cultura coreana, di cosa stiamo parlando? Idem con patate, quando una persona sta lì e cerca di insegnare l'italiano, esistono le controparti, ossia in Corea ci sono delle persone che, innamorate della cultura italiana, cercano di insegnare l'italiano, ma se non ci sei mai stato, o stata, l'Italia, essere in Italia è una cosa molto molto differente dal leggere l'Italia è questa, comprendete? Quindi bisogna comprendere la storia per comprendere la cultura coreana. E la cultura coreana, vi ho detto, oggigiorno è molto differente da quella del nord della Corea, perché ovviamente i tanti anni passati la propaganda del nord, ma anche la propaganda del sud, ci hanno resi molto 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 diversi. Se in Corea del Sud abbiamo problemi tra i democratici e i conservatori, pensate un po' se dai democratici passassimo al discorso più a sinistra, i comunisti. Non avrebbe molto senso, non ci può essere. Da un lato è un dispiacere perché ovviamente la speranza mia di storico, ovviamente lo storico non dovrebbe mai dare un giudizio storico nelle cose, ok? Però da cittadino coreano la mia speranza è che il nord si liberi dalla dittatura e possa creare un proprio futuro, parallelo a quello della Corea del Sud, ma non unificato. La Corea del Sud ormai è uno stato a sé. Ha uno stato a sé, ha una sua cultura, ha un suo modo di essere, come d'altronde il nord deve, si identificherà per quello che è. Poi magari tra molti anni, nel caso in cui si liberasse, magari si può, mano a mano che ci si avvicina, perché ovviamente si punta sempre verso uno stereotipo, se vediamo la Cina, comunque sia ufficialmente la Cina è comunista, però bisogna ammettere che è uno dei paesi dove il capitalismo è fortissimo. Okay, il libero mercato, anche se un po' controllato, la Cina è un grande mercato, quindi se la Cina ci è riuscita, tendenzialmente anche la Corea del Nord può farcela, però deve farlo senza la dittatura. Pertanto, quando si parla di Corea, comprendete che la questione militare dei giovani è molto sentita, molti cercano di evitarla. Perché ovviamente sanno che per X anni, 2 anni e mezzo, anche in alcuni casi si diceva anche 3, devono dare tutto se stessi allo Stato coreano. Quindi qui si parla della Corea del Sud, eh? Quindi ovviamente molti giovani cercano di fidanzarsi effettivamente dopo il periodo militare, perché ovviamente non hai il tempo di soffrire per pene di amore perché stai facendo il militare. Altri casi è per lavoro, come gli idol.
c'è un out-out, o sei americano, o sei, perché molti idol vengono dagli Stati Uniti perché hanno il portamento, l'aspetto un po' più occidentalizzato, eccetera, eccetera, o fai quello, o fai il coreano e fai il militare, oppure te ne vai e non ritorni più. Questa era l'idea di fondo. Perché è importante comprendere anche questo, l'importanza del servizio militare, l'importanza per molti coreani di essere coreano, l'importanza di identificarsi come tale. Quindi il mio invito, anche per chi segue il video, eccetera, eccetera, è quello di affrontare la cultura coreana nella maniera molto molto seria, perché la Corea non è soltanto profumi, non è soltanto idols, cioè del K-pop, non è soltanto attori del K-drama, bensì è tutta la cultura che ci rende tali, perché ribadisco, i coreani magari sono stati sottomessi dai giapponesi e abbiamo acquisito molto della loro parte, i coreani si offenderebbero anche qui, comunque sì, abbiamo acquisito comunque parte della loro cultura, ok? Dal punto tale che ci sono alcuni aspetti che alcuni dicono è la Corea che ha passato al Giappone e viceversa, come l'inchino. Però fondamentalmente, se andiamo a vedere le cose, la Corea è rimasta un'entità unica e libera, un'etnia unica e libera, tranne il periodo, anche durante il periodo dei mongoli, a dire la verità, al punto tale che, nonostante la Cina fosse talmente grande, per esempio la Cina dei Qing fu un impero gigantesco, enorme, cioè un impero potentissimo, nonostante tutto la Corea è rimasta libera. Quando gli invasori sono entrati, mongoli, giapponesi, libera. La presenza americana, molti coreani non lo amano questa cosa. Vogliono essere liberi, liberi di scegliere, liberi di agire. Questa è la cultura coreana. E per chi ama la Corea, non importa da come ci siete arrivate, se dalla musica, dal drama, dal marketing derivato dai profumi, non importa. Ma dovete capire che se amate la Corea, dovete capire che bisogna amare la cultura coreana. E la cultura coreana si basa dalla sua storia. Quindi il mio consiglio è vivamente quello di informarvi, prendere dei libri, seguire anche, cioè, durante le lezioni, anche queste lezioni che facciamo noi di storia e cultura coreana. E da lì sviluppare una cultura in cui voi sapete che la Corea ci sono state queste cose e si è evoluta in questa maniera. Ok? Quindi vi ringrazio di aver seguito la lezione. So, magari aspettavate una lezione di lingue, però ci ho riflettuto sopra. Effettivamente, fare una lezione per poi, mi spiace dirlo, essere poi scopiazzati a destra e a sinistra da persone che dicono di fare lingua e cultura coreana qui a Cagliari, non mi andava, non mi andava, e ho preferito fare questo per poi invitarvi, appena riusciamo a capire come fare il live streaming, fare un live streaming tutti assieme. Però bisogna che tutte voi studentesse siate online nello stesso orario, nello stesso giorno, e pensavo di farlo proprio durante gli orari espliciti di qui che abbiamo definito durante le lezioni di qui e ora. Io e Susi vi salutiamo e ci sentiamo via WhatsApp e spero di fare altre lezioni di cultura coreana. Cioè, so che sono video lunghi, magari potreste anche annoiarvi per chi non è, perché non tutti amano la storia, dato di fatto, o cultura specifica. Comunque lo tenete acceso mentre, come dicevo oggi, aspettate, volevo dire il nome, ma l'ho detto oggi, l'ho letto, ecco il primo gruppo. L'avevo letto oggi, perché purtroppo non avendo registrato, Valeria, che saluto, Valeria, che ha detto una cosa giusta. Io sto facendo delle cose a casa, tengo il video acceso e ascolto anche se non era coreano. Quindi questa è l'idea ottima di Valeria. Il video può essere tenuto acceso. Io per esempio utilizzo alcuni video per addormentarmi. Quindi prendete in questa maniera, comunque sia cultura generale, a voce magari più semplice invece di magari stare lì fermi a leggere un libro. Ok? Ci vediamo presto e ci sentiamo via WhatsApp. Buona serata e speriamo che passi velocemente questo periodo. Dai, forza e coraggio!